stavo intraprendendo la nuova carriera professionistica, per una malattia nella mano, un'osteoporosi dovuta a traumi, la mano mi abbandonò, cioè io al primo pugno che portavo la mano si fratturava, e allora a un certo punto ho pensato, o smetto di fare il pugile, perché per fare il pugile e diventare campione del mondo non ce ne volevano due mani, ma ce ne volevano tre, io ne avevo uno solo. E allora che cosa ho fatto? Non ho mai pensato a un piano B, a fare un'altra cosa. Potenziai tutto il lato sinistro, diventai quasi un mancino, e devo dire che ho fatto tutta la mia carriera professionistica, quindi io con orgoglio posso dire che sono diventato campione del mondo con una sola mano. Se non c'è la determinazione, se non ci sono le motivazioni, se pensi a un piano B, non arriverai da nessuna parte. Patrizio Oliva nasce a Napoli nel quartiere popolare di Poggio Reale il 28 gennaio 1959. Inizia a praticare pugilato a 11 anni nella palestra Fulgor di Napoli, nei quartieri spagnoli per rivalsa contro l'emarginazione. Il suo maestro è l'ex tranviere Geppino Silvestri. A 14 anni disputa il suo primo incontro e nel 1976 Oliva a Torino diventa campione d'Italia dilettanti nei pesi piuma. Seguono i titoli italiani vinti nella categoria dei pesi leggeri a Napoli nel 1977 e a Castelfranco Veneto nel 1978. Sempre nel 1978 vince la medaglia oro nei campionati europei juniores svolti a Dublino. Nell'anno successivo Oliva agli europei nella categoria dei pesi super leggeri perde in finale contro Serik Konakbayev dopo un verdetto controverso a favore dello sovietico. Il pugile partenopeo però prende la sua rivalsa ai giochi olimpici svolti a Mosca nel 1980 sempre nella categoria dei pesi super leggeri, incontrando nuovamente Konakbayev in finale e avendo il pubblico di casa contro. Nella terza e ultima ripresa Oliva compie un capolavoro tattico che con una danza di guerra attorno al suo avversario ne fa saltare i consolidati schemi pugilistici. Alla fine Oliva vince con il punteggio di 4-1. Subito dopo l'oro olimpico, Oliva passa ai professionisti. Dopo i primi 13 incontri vinti, il pugile italiano sconfigge a Ischia Giuseppe Russi per KO nella seconda ripresa, conquistando il titolo italiano nella categoria dei pesi super leggeri, titolo che poi Oliva difende valorosamente sempre a Ischia contro Antonio Antino, a Napoli contro Bruno Simili e a Forio contro Giuseppe Martinese e Luciano Navarra. Il 5 gennaio 1983 a Ischia Oliva conquista il titolo europeo nella categoria dei pesi super leggeri, battendo il francese Robert Gombini ai punti in 12 riprese. Il pugile napoletano difende la cintura continentale a Napoli contro Francisco Leon, a Santa Margherita Ligure contro Jean-Marie Touati e a Rapallo contro Antonio Guinaldo. Il 14 ottobre 1983 Oliva affronta l'argentino naturalizzato italiano Juan José Jiménez in quella sfida che viene definito il match della verità. Oliva inizia prudentemente e l'avversario acquisisce un consistente vantaggio. All'ottava ripresa il campione in carica inizia ad assestare colpi di ottima fattura e ad imporre un ritmo decisamente più sostenuto. Al nono round Jiménez è centrato ripetutamente e inseguito per tutti e tre i minuti. All'ultimo round Oliva accetta lo scambio furioso imposto dall'avversario per recuperare prendendo il sopravvento. Il verdetto ai punti in favore del napoletano è unanime. Dopo aver difeso per altre 4 volte il titolo europeo, Oliva ha la possibilità di conquistare il titolo mondiale WBA contro l'argentino di origine calabrese Ubaldo Sacco. Il match, svolto il 15 marzo 1986 allo stadio Luis II di Fontvieille a Monaco, è praticamente a senso unico con Oliva che attacca e lo sfidante che schiva e risponde con colpi secchi e precisi, spesso doppiati. Le ultime due riprese sono particolarmente intense per chi attacca e per chi si deve difendere. Il verdetto è a favore del napoletano che conquista la cintura di campione del mondo dei super leggeri. Oliva difende per 2 volte il suo titolo mondiale, prima a Napoli contro lo statunitense Brian Brunet, poi ad Agrigento contro il messicano Rodolfo Gato González. Il 4 luglio 1987 Oliva affronta il temuto argentino Juan Martín Coggi. Dopo una prima ripresa lasciata in gestione a Coggi, nella seconda Oliva assume l'iniziativa. Nella terza ripresa omicidiale sinistro dello sfidante centra la mascella del lottatore italiano che crolla al tappeto. Rialzatosi, Oliva è centrato da altri due sinistri dell'argentino e nella caduta si sublussa anche una spalla. Così il pugile italiano subisce la sua prima sconfitta tra i professionisti. In seguito Oliva rimane inattivo fino al 1989, quando torna a salire sul ring nella superiore categoria dei pesi welter. Dopo 3 incontri davanti ai suoi tifosi, il 14 maggio 1990 sfida da campione italiano il britannico Kirk Lendlang per il titolo europeo. Il match è assolutamente sotto controllo di Oliva, pur subendo un brutto taglio sullo zigomo sinistro e un taglio sotto l'occhio destro. Il verdetto in favore del napoletano è unanime, Patrizio Oliva può tornare a indossare la cintura europea.
Il lottatore italiano difende il titolo europeo due volte, prima alla Spezia contro Errol MacDonald, poi a San Pellegrino contro Antoine Fernandez. Il 25 giugno 1992 Oliva affronta l'afroamericano Jace McCurt per ottenere il titolo mondiale WBC, ma viene sconfitto nettamente a punti. Dopo questa sfida Oliva si ritira definitivamente dal pugilato. Dopo il ritiro, Oliva è commissario tecnico della nazionale italiana di pugilato ai Giochi Olimpici ad Atlanta nel 1996 e a Sydney nel 2000 ed organizza anche numerosi eventi pugilistici internazionali. Il 15 dicembre 2015 viene conferito ad Oliva il collare d'oro al merito sportivo e anche commentatore tecnico delle sfide di pugilato ai Giochi di Rio nel 2016.